Venite che siete dall'altra parte del mio schermo. Io devo aggiungere qualche cosa alla presentazione che mi ha fatto Patrizia. Ti ringrazio molto Patrizia e voglio aggiungere che io credo di conoscere abbastanza bene la vita consacrata perché ho lavorato negli anni passati, ho collaborato abbastanza spesso con l'UISG quando c'erano altre persone, appunto come nella segreteria generale. E ho lavorato molto a stretto contatto con l'Unione, anche con gli uffici dell'Unione dei Superiori Generali. E conosco abbastanza e seguo abbastanza la vita delle congregazioni religiose. E per questo insieme di motivi io vi voglio dire subito una cosa, e cioè che la Chiesa in generale e le congregazioni religiose in particolare, e le congregazioni religiose femminili, in modo ancora più particolare, fanno troppo poco. Voi fate troppo poco per quanto riguarda la comunicazione. È importante essere più attivi, più presenti. Soprattutto è importante superare la paura. Patrizia ha cominciato con la citazione biblica. Io a quella citazione biblica lì vorrei aggiungere la citazione di San Giovanni Paolo II quando all'inizio del pontificato diceva: "Non abbiate paura, spalancate le porte a Cristo". Ecco, quel non abbiate paura va proprio in tutto, su tutti i temi, su tutte le questioni. Soprattutto non dobbiamo avere paura della comunicazione. E non dobbiamo avere paura perché, per un motivo molto semplice, perché non possiamo farci niente, noi ci stiamo dentro la comunicazione. Vogliamo o non vogliamo, la comunicazione è il nostro habitat, è il mondo in cui viviamo, è un mondo di rapporti, di comunicazioni. E se noi non ci siamo, se abbiamo paura e ci tiriamo indietro, lasciamo lo spazio a qualcun altro ed è sbagliato. Ora, naturalmente, bisogna organizzarsi, bisogna saper cercare di capire in che modo comunicare nella maniera migliore possibile, con degli strumenti, bisogna pure spendere dei soldi perché il mondo cattolico vuol fare le cose sempre a risparmiare, ma a risparmiare non è tanto possibile, quindi bisogna investire in termini di persone, di formazione, poi non bisogna mai scoraggiarsi, bisogna fare dei progetti che abbiano un ampio respiro. Questo tanto per introdurre la tematica e capire dove siamo. Ma c'è un motivo in più che vi vorrei dare come elemento di riflessione. Vorrei partire da un teologo protestante svizzero, Karl Barth. Karl Barth, che è nato nel 1888 ed è morto nel 1966, a quell'epoca, cioè praticamente subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, aveva trovato un'espressione molto interessante, e cioè che secondo lui la realtà si doveva leggere con due strumenti. Lui diceva: noi dobbiamo leggere la realtà con la Bibbia in una mano dobbiamo tenere la Bibbia. La Bibbia vuol dire il nostro riferimento religioso, ma è il nostro riferimento culturale, dove nasce l'Occidente, dove nasce il fondamento della nostra civiltà, quindi la Bibbia, e in una mano, quindi il nostro passato, le nostre radici sono la Bibbia. E nell'altra mano, diceva Karl Barth, il giornale di oggi dobbiamo avere nell'altra mano, cioè appunto la capacità, con la consapevolezza delle nostre radici culturali, la capacità di leggere e interpretare l'oggi, quello che succede. Quello che accade, che nella sua epoca era simboleggiato dal giornale di carta. Oggi abbiamo tanti altri strumenti. Poi in Italia, in questo momento, ma da quello che ho potuto vedere anche nel mondo anglosassone, c'è un grande dibattito proprio sul tema delle notizie vere e delle notizie false. Dei social media che sono dei mezzi che sono molto bravi a diffondere delle notizie fasulle, delle notizie false. E questo, diciamo,
ci dice che noi dobbiamo da una parte raddoppiare l'attenzione, dall'altra essere formati molto bene e quindi essere capaci di inventare dei nostri canali per comunicare, perché questo anche è molto importante. Patrizia diceva le informazioni sono un potere, no? Chi ha le informazioni ha il potere, chi è emarginato non ha le informazioni, è fuori dal mondo. E questo è verissimo. A questo bisogna aggiungere la capacità di saper distinguere le informazioni vere da quelle false, ovvero saper distinguere le informazioni nella maniera come ci vengono date, cioè se ci vengono date per costringerci, per invogliarci a fare qualcosa, cioè se dietro le informazioni che noi riceviamo, che tipo di meccanismo economico e commerciale ci sta, che tipo di meccanismo c'è, cosa vogliono dirci, cosa vogliono farci fare. Questo è molto importante, abbastanza importante per la realtà italiana. Noi nella realtà italiana tutti gli editori dei giornali sono editori, ci sono dietro delle aziende che fanno dell'altro, non sono editori puri, no? Non sono aziende editoriali che pubblicano soltanto giornali, no? Che ne so, la Fiat, che adesso non si chiama più Fiat, è proprietaria di una certa catena di giornali. La Confindustria è proprietaria di un altro grosso quotidiano, più di una radio, più di social media, eccetera, no? Allora, se l'editore, se il proprietario è un'azienda, se vende macchine, piuttosto che vende alimentari, piuttosto che abbigliamento, no? Evidentemente questi suoi interessi commerciali si riversano poi nel mezzo di comunicazione di cui queste aziende sono proprietarie. E allora voi capite che c'è una catena economica, no? Questi giornali, questi mezzi di comunicazione devono vendere, non stanno lì per beneficenza, no? Devono vendere, quindi dobbiamo sempre chiederci chi è il proprietario, chi c'è dietro questo telegiornale, chi c'è dietro questo telegiornale. Se voi prendete la Bloomberg, la televisione di Bloomberg, beh, evidentemente, diciamo, si capisce da sé che, diciamo, le notizie che danno sono notizie di un certo tipo e si rivolgono a un certo tipo di pubblico, no? Per invogliarli piuttosto sul tema della borsa, della grande finanza, no? Ecco, e questi sono dei rilevanti interessi economici in gioco. Dobbiamo conoscerli, altrimenti, diciamo, altrimenti arriviamo in maniera ingenua nel mondo delle comunicazioni. Noi non dobbiamo arrivare in maniera ingenua, no? Perché la Chiesa ha una grande forza, però bisogna coordinarsi e valorizzare questa forza che si ha. Bene, io per il momento ho parlato fin troppo, adesso è il momento di farvi vedere un filmato. Ho preparato un filmato, l'ho preso da un film del 1976 che si chiama Quinto Potere. È un filmato dove ci sono delle parolacce, quindi mi dispiace, mi scuso, non vorrei offendere la sensibilità di nessuno, ma è un film, voglio dire, serve per riflettere, però è un film sul potere della televisione, è un film profetico perché è del 1976, qualcosa che in Europa ancora non conoscevamo, no? Invece nel mondo statunitense era in anticipo, no? C'era già. Ecco, è un film che ci fa capire meglio di tanti discorsi qual è il potere della televisione. È un film profetico, perché se voi invece di televisione ci mettete televisione e social media, capite che potrebbe essere stato fatto ieri questo film, potrebbe essere stato girato ieri e non nel 1976. Allora, Patrizia, che cosa devo fare io a questo punto? Dunque, ho lo schermo. Devi avviare, sei già condiviso, già vediamo il tuo schermo, devi solo avviare il video. Se hai difficoltà. Ah, lo devo solo avviare, perfetto. Sì, vediamo no, se no, si no, vede. No, 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 assolutamente. Assolutamente, aspetta che lo cerco, perché dove si è nascosto, eccolo qui, perfetto, benissimo, metti dura il 4 grande, minuti. volume alto, perfetto. Non lo sentiamo, Fabrizio. Lo sentite voi?
No, non si sente Fabrizio. Non c'è il volume. Ah, Fabrizio. Fabrizio? Sì, si Hai. sente? Sì. No, è perché hai le cuffie, quindi le due cose non. Capito? Non si sente niente. Ecco. Prova a farlo ripartire però, perché il tuo audio lo senti solo tu, non lo sentiamo noi. Oh. Fallo rimettere mettilo Provate a vedere dall'inizio. cosa vanno male. Tutti quanti sanno che vanno male. Abbiamo una crisi. Molti non hanno un lavoro. Chi ce l'ha vive con la paura di perderlo. I ministri del petrolio dei paesi dell'OPEC che rimedi a Vienna non hanno ancora deciso di quanto mercoledì prossimo. Lo sentivamo, eh? Fabrizio non funziona. Fabrizio? Mi senti Fabrizio? Dimmi. Non si sente Fabrizio, non lo vediamo neanche, è molto lento. Sì, ti sento. No, noi non sentiamo il video Fabrizio. Fabrizio, mi senti? Troppo lento? Non lo vediamo e Troppo non lo lento? sentiamo. Non lo sentiamo. E non sia, sì, è molto lento. Provo a mandarlo io, altrimenti non lo mandiamo. Mi riprendo un attimo lo schermo e dovreste vedere adesso il mio, credo. Ancora no. Vediamo Sì. se. Eccolo qui. Vediamo se riuscite a vederlo dal mio, se no non fa nulla. Perché purtroppo è un problema di connessione questo. No, Patrizia, là, lo racconto io, non ti preoccupare. Lascia. Mi dispiace. Sì, non ti preoccupare, lascia, ok. Aspetta che tolgo qua. No, Hai bisogno ancora di condividere lo schermo o no? via, 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 non ti preoccupare. Perfetto. Vabbè, ve lo racconto. Ve lo Benissimo. racconto. Vi racconto che cosa succede in questo video, che comunque lo potete trovare su YouTube facilmente. È appunto Il Quinto Potere, Sidney Lumet del 1976. E il video si intitola Sono incazzato nero e tutto questo non lo permetterò più. Chiedo scusa delle parolacce, ma insomma questo è il video. Poi glielo E posso mandare io il praticamente, video. poi lo puoi mandare te, te ne sarei grato. Praticamente è una riflessione sul potere della televisione. Cioè, questo predicatore, questa catena televisiva un commentatore che diventa un santone, no? Diventa una persona invasata, una persona molto, molto sopra le righe, no? Molto presa dalla sua missione, come se avesse la missione di trasmettere un messaggio importante al mondo, no? E allora in questo mondo, con queste notizie, con la crisi del petrolio, l'OPEC che alza i prezzi del petrolio, i consumatori americani che sono in difficoltà perché non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese, con queste notizie, questo santone, questo commentatore si inventa questo fatto, no? Che si mette lì davanti alla telecamera e dice: io sono arrabbiato per tutte queste notizie che sento, no? Che per questa perdita di potere degli Stati Uniti nel mondo, no? E sono arrabbiato nero e voglio che ognuno di voi adesso, voi che mi ascoltate in televisione, vi aprite la finestra. Spalancate la finestra, dovunque voi siate, spalancate la finestra e cominciate a urlare in mezzo alla strada. Cominciate a urlare dicendo: sono arrabbiato nero e tutto questo non lo sopporterò più. No? E incita i suoi spettatori, no? Alzatevi, andate alla finestra. E nella sequenza di questi 4 minuti di filmato si vede appunto che tanta gente comincia ad aprire la finestra in tutti gli Stati Uniti e cominciano a urlare. E questi responsabili della catena televisiva cominciano a ricevere telefonate dagli uffici di corrispondenza, no? Loro sono a New York, quindi da Atlanta, piuttosto che da Los Angeles, no? Piuttosto che dall'Ohio, no? E cominciano ad avere dei feedback
del fatto che tanta gente sta seguendo questa trasmissione televisiva e tantissimi aprono le finestre di giorno, di notte, di pomeriggio, a seconda dei fusi orari, e cominciano a urlare, sono arrabbiato nero e tutto questo non lo sopporterò più. Ecco, allora io, e questo è tutto, diventa poi tutto un sistema per rialzare gli ascolti, per far salire il gradimento del programma, per far salire l'indice di ascolto, per creare una nuova star televisiva, no? Far diventare questo commentatore una nuova star televisiva, far diventare questa catena televisiva un punto di riferimento nel mondo dei mezzi di comunicazione del Nord America. Ecco, come quindi un mezzo di comunicazione crea un caso, crea una notizia, crea qualche cosa che poi ha impatto nel nostro mondo. Io l'ho raccontato, vedere il video è molto meglio di come lo racconto io, è molto più efficace evidentemente, però se pensiamo che è un video del 1976, capiamo che i mezzi di comunicazione oggi hanno un potere molto forte nel plasmare la mentalità. Allora hanno un doppio potere, noi possiamo dire, no? Che è quello di plasmare la mentalità, da una parte, quindi di scegliere dei temi e di metterli al centro dell'attenzione. È un fenomeno che è stato studiato e si chiama agenda setting, cioè il fatto che se i giornali, se i mass media decidono di prendere un fenomeno e di concentrarsi su quello, questo fenomeno diventa al centro dell'attenzione anche dei governi. Voi pensate a cosa è successo in Italia per dire 2 anni fa. È stata fatta la legge che punisce le persone che uccidono con la macchina, quindi la famosa legge dell'omicidio stradale, ma prima di fare la legge sull'omicidio stradale c'è stata una campagna di stampa, cioè si è insistito molto, si sono enfatizzati tutti i fenomeni di incidenti stradali. Questo è un esempio piuttosto semplice, ma si può fare altro naturalmente, no? Quando i giornali insistono per settimane su un tema, su un problema, il nucleare ad esempio, no? Adesso questa, pare che l'unico problema che esiste al mondo sia il rapporto tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord, ma io francamente non sono sicuro che sia così. Oppure se voi leggete i giornali italiani, no? Settimane e settimane in cui si insiste soltanto su una questione che diventa al centro dell'attenzione e poi si abbandona, ma quel tema sembra che sia l'unico tema, si chiama agenda setting, insistono talmente tanto che diventa al centro dell'attenzione, addirittura in grado di influenzare la politica di un governo. Questo è il potere dei mezzi di comunicazione ed è un potere molto, molto forte, molto, molto importante, no? Quindi questo è un fenomeno interessante. Dietro c'è un altro fenomeno, e cioè che come hanno questo potere i mezzi di comunicazione, questo potere vuol dire che le minoranze culturali, che fine fanno? Cioè, se io non sono d'accordo, se ci sono dei gruppi che non sono d'accordo con la politica dominante, con il pensiero dominante, e i giornali li ignorano, questi gruppi non esistono. Quindi il dibattito in una società, chi è che fa il dibattito? Come progredisce una società? Come si conoscono le idee diverse? Se i mezzi di comunicazione hanno questo grande potere di dare la parola a qualcuno e di toglierla a qualcun altro. Questo è un grande problema dal punto di vista anche del funzionamento della democrazia e coinvolge naturalmente l'etica in maniera molto, molto, molto forte, molto prepotente. E coinvolge anche noi, anche la Chiesa, anche le congregazioni religiose, anche la Chiesa nei diversi livelli, no? La Chiesa come congregazioni religiose, la Chiesa come conferenza episcopale di un paese, no? Ma anche la Chiesa a livello di una diocesi, no? La Chiesa a livello di una diocesi, a livello addirittura fino a livello di una parrocchia, no? Cioè il fatto che noi dobbiamo essere consapevoli di questi meccanismi, dobbiamo conoscerli, dobbiamo capire come interpretare e come intervenire. Perché è vero che c'è un grande meccanismo della comunicazione che obbedisce a delle regole economico-finanziarie, i giornali, le televisioni,
i social media ci trasformano in consumatori, siamo tutti consumatori, dobbiamo comprare qualche cosa, la notizia, dobbiamo comprare quel giornale, ascoltare quella notizia per andare poi al supermercato a comprare quel prodotto o quell'altro, con questo legame molto stretto tra comunicazione e pubblicità. Però, questo è vero, ma allo stesso tempo, se noi conosciamo questi meccanismi, possiamo essere in grado di farci un nostro circuito di comunicazione, in cui diffondere le notizie che ci interessano a noi, le nostre notizie. No? Quindi non dobbiamo fare la competizione con New York Times, o con El País, con il Corriere della Sera, o con la Shai Shimbun, che è il quotidiano giapponese che vende, credo, 7 milioni di copie. No, non dobbiamo fare la competizione con quelli. Dobbiamo capire in che mondo siamo e trovare il nostro, far funzionare un nostro circuito di comunicazione. Prima di fare questo, dobbiamo essere consapevoli, come vi dicevo prima all'inizio, no? Che la comunicazione non ci deve fare paura. Non è una scelta, è un obbligo, perché ci siamo dentro il tessuto, il meccanismo della comunicazione. E dobbiamo però essere in grado di valutare le notizie che riceviamo. Questo è l'impatto etico. L'etica è qui. Parte da qui la riflessione sull'etica. Come si fa a valutare le notizie che riceviamo? E come si fa a trovare il modo di creare noi un circuito nostro di informazione, di comunicazione, che non faccia lo stesso errore? Non dobbiamo cadere nello stesso errore. Come si fa? Allora, io vi ho un suggerimento molto molto concreto, che è quello di fare riferimento ad un autore, ad un linguista anglosassone, a un linguista britannico, un inglese, che si chiamava Paul Grice, perché è morto, è nato nel 1913 ed è morto nel 1988. Lui era un linguista, rifletteva sul linguaggio, e lui ha messo insieme, ha individuato quattro regole, no, lui ha trovato quattro regole per valutare la comunicazione che noi riceviamo. Perché questo è il grande problema, no? Come io leggo un articolo su un giornale, oppure sento una notizia alla televisione, oppure leggo una notizia su Facebook e mi chiedo, ma è vera? È falsa? Questa è Patrizia, è colpa sua, che ha fatto silenziare i telefoni a noi, ma non ha silenziato il suo. Cattiva Patrizia, va bene, no, scherzo naturalmente, scherzo, e vi avviso che poi finisco subito, in modo che se ci sono domande, perché se no ci addormentiamo su queste tematiche, che sono molto importanti, ma no, è importante anche avere un vostro feedback, no? Ecco, Paul Grice ha messo insieme quattro massime, che sono appunto che ci servono per valutare le informazioni che riceviamo, e allo stesso tempo io, quando leggo le massime di Paul Grice, penso, adesso poi voi lo capirete insieme a me, io però vi dico subito a che cosa penso. Penso al sacerdote che fa l'omelia e mi chiedo, ma questo sacerdote che fa l'omelia ha mai sentito parlare delle quattro massime di Paul Grice? Perché servono sia per la comunicazione, quella grande comunicazione, appunto quella dei mass media, ma servono pure per la comunicazione interpersonale e anche quando tu sei davanti a un pubblico, no? Questo vale anche per me oggi naturalmente, no? Voi potreste chiedermi, ma tu queste quattro massime, perché non le applichi adesso a te stesso? Io le applico a me stesso e la faccio finita molto presto. Allora, la prima massima è, lui la chiama la massima della quantità, cioè lui dice: quando io devo dare una informazione, devo dare una quantità giusta di informazione. Se io adesso comincio a fare qui con voi una lezione, mettendoci autori, scuole, date, correnti, no? non vi do una quantità giusta di informazioni, vi riempio di notizie, di nozioni che non servono, no? Quindi la quantità di informazione, chiedersi sempre, ma la quantità di informazione che io sto dando è appropriata? Io leggo gli articoli di giornale, delle pagine intere su qualche cosa, no? E queste sono, e violano la massima della quantità, cioè conosco il pensiero del giornalista e non conosco il fatto.
La quantità di informazione, a me, del pensiero del giornalista, non mi interessa niente. Voglio sapere il fatto. A volte succede, no? Su questa problematica adesso c'era 10 giorni fa, quindi 20 giorni fa, tutto questo problema dell'intervista che il direttore di Avvenire ha realizzato con Grillo, no? Col capo del Movimento 5 Stelle, no? Che ha suscitato un certo scalpore perché sembrava che il giornale dell'Avvenire, il giornale della CEI, avesse un atteggiamento positivo di apertura di credito verso il Movimento 5 Stelle. Il giorno dopo di questa intervista c'era un lungo articolo sul Corriere della Sera, una pagina intera di Massimo Franco, no? Che era tutta la ricostruzione di come Monsignor Galantino, il segretario della CEI, si era arrabbiato tantissimo, no, a leggere questa intervista su Avvenire. Ma questo articolo, una pagina intera di ricostruzione, ma di pura fantasia, secondo me, naturalmente, no? Di pura fantasia, perché c'erano tutti i commenti del giornalista dicendo: ah, ieri si vedeva Monsignor Galantino che si agitava nervosamente per i corridoi della CEI e gesticolava e urlava. Dico, ma non è la quantità di informazione che mi serve. Questa non è la quantità di informazione che mi serve. Perché a te chi te lo ha detto che Monsignor Galantino si agitava nei corridoi della CEI? L'hai visto? Voglio vedere una fotografia. Voglio vedere una fotografia, voglio sentire un audio, voglio un video. No? È una ricostruzione di pura fantasia. È la violazione della massima della quantità. Mi stai dicendo qualcosa di cui, che io poi anche non posso verificare, che non mi serve. E quindi la massima della quantità, un contributo appropriato per la quantità di informazione. E quindi la qualità, la seconda massima è la qualità. Nel nostro mondo, nel giornalismo, quando il direttore del giornale o il capo redattore ti dice che tu devi scrivere un articolo, tu lo devi scrivere. E può darsi che in questo scriverlo, uno, per fare bella figura, ci mette dentro delle cose che non ha verificato e magari non sono vere. Ed è la violazione della massima della qualità. Non devi dire delle cose che credi false, oppure non devi dire delle cose di cui non sei sicuro che siano vere. È molto importante questo aspetto, quindi noi questo ce lo dobbiamo chiedere. Ci sono in questo articolo, in questo video, in questa ricostruzione su un social media, ci sono degli elementi che mi fanno capire chi scrive, perché sta scrivendo questo? Cioè, l'ha visto? Qualcuno glielo ha raccontato? Oppure sta inventando? È la massima della qualità, non dire cose che credi false o che non hai motivo di credere vere. Poi Paul Grice mette insieme la massima della relazione. La massima della relazione dice che tu devi dare un contributo adeguato ad ogni passaggio, ad ogni stadio della relazione. Devi dare un contributo pertinente. Se una persona per strada mi chiede un'informazione, io gli posso dire: guarda, non lo so, ma se io mi arrabbio, comincio a fare delle cose strane, sto violando la massima della relazione. Devo dare un contributo pertinente. E infine, la quarta è quella della modalità, cioè che io mi devo esprimere, ognuno di noi si deve esprimere in maniera chiara e ordinata. Adesso, quantità, qualità, relazione e modalità. Pensate per favore alla vostra madre superiora, alla superiora generale, al parroco che fa la predica, e vedete voi in quanti casi, in quante situazioni, tutte queste quattro massime vengono violate. Cioè si parla troppo, si pensa di dire qualche cosa di adatto per il pubblico che sta davanti, ma non ti accorgi che quelli dormono, che si sono annoiati, che sono andati via, che dormono, no? Non te ne accorgi proprio, no? Pensi che loro sbagliano e quindi li colpevolizzi, perché voi fedeli non avete capito quanto il vostro parroco è impegnato per voi, chi se ne importa, no? Ecco. E questo vale sia per la comunicazione a livello tra di noi, a livello interpersonale, sia per la grande comunicazione a livello appunto dei mezzi di comunicazione.
E questo perché? E qui poi io mi fermo sul perché, ve lo dico, mi fermo e facciamo, se ci sono delle domande, poi riprendiamo questo tema. Scusami Fabrizio, perché, siccome ci sono stati dei momenti di interruzione della tua connessione, puoi ripetere almeno i nominativi delle quattro, la massima, delle quattro massime? Sì, la massima della quantità, la quantità, dai un contributo appropriato sotto il profilo della quantità di informazione. La massima della qualità, non dire cose che credi false o che non hai motivo per credere che siano vere. La massima della relazione, dai un contributo pertinente ad ogni stadio della relazione. E poi l'ultima è la modalità, bisogna esprimersi in modo chiaro, breve e ordinato. C'è un principio dietro, naturalmente. Paul Grais dice questo perché secondo lui la comunicazione può funzionare se c'è prima un principio di cooperazione tra le persone impegnate nello scambio di comunicazione. Cioè, le persone devono cooperare tra di loro. Io faccio questa conversazione qui perché do per scontato che siamo qui a parlare e siamo tutti radunati per lo stesso motivo, che voi siete interessati, voi siete interessate, io sono interessato, e siamo interessati a, diciamo, a dialogare fra di noi, a cooperare fra di noi, per rendere efficace e fruttuosa questa conversazione. Se io sono qui soltanto per riempire la vostra testa di nozioni, e se non mi interessa niente quello che pensate voi, allora questa comunicazione non può funzionare. No, deve esistere un principio di cooperazione. Io devo essere interessato a far funzionare questa conversazione, questo scambio con il mio interlocutore. Questo è molto importante. E da qui poi arriviamo poi, dopo le vostre domande, arriviamo a capire qualcosa di più proprio sul tema dell'etica. Cioè, cosa c'entra tutto questo con l'etica poi? Come possiamo trovare uno scambio, diciamo, comunicativo al nostro livello che sia eticamente fondato. Io mi fermo Patrizia, che dici? Così, sì, grazie Fabrizio. Anche perché ho parlato un sacco, poi alla fine si parla sempre troppo, quindi sì, però è un modo di parlare anche che aiuta, almeno io non ho fatto fatica a seguirti, insomma, quindi anzi avrei un sacco di cose da chiederti, e mentre ti ascoltavo mi viene in mente che varrebbe la pena fare un approfondimento anche approfittando della tua conoscenza del mondo dei media, perché sai, noi nel mondo religioso, anche se io non sono religiosa ma lavoro nella comunicazione per le religiose, pensiamo molto più ai social media, al sito web, eccetera. Poi il rapporto con la televisione, con la stampa, lo viviamo ancora, a meno che non succede qualche cosa, sempre come una cosa un po' distante. E io mi ricordo, perché ho tante volte mangiato a pranzo, a cena delle congregazioni, e vedo che vedono tutti lo stesso telegiornale, leggono tutte lo stesso quotidiano, almeno in molte congregazioni che io, ovviamente senza generalizzare, mi scuso, non voglio essere assolutamente... Ecco, io credo che questo oggi non sia più possibile in un contesto di complessità, no Fabrizio? Quindi serva veramente, come dire, una media education, cioè un'educazione a interpretare criticamente i media, anche quelli cattolici. Soprattutto, io direi che nelle congregazioni, voglio dire, devono entrare più giornali, ad esempio, anche giornali internazionali dovrebbero entrare, no? Esatto. Certo che costano, però, voglio dire, poi ci sono tanti strumenti, insomma, esatto. le rassegne stampa sono uno strumento fondamentale per capire cosa succede nel mondo intorno a noi. Allora, quando il mondo era un po' più giovane e quando la segretaria generale dell'UISG era un'altra persona e non quella attuale, e quando le assemblee dell'UISG venivano fatte all'Hotel Ergife, anche adesso lo so che ancora adesso vengono fatte all'Hotel Ergife, ed eravamo anche in un altro millennio, accadde un episodio piuttosto di questo genere, e cioè che siccome le assemblee generali vengono fatte all'Ergife, allora
queste vengono fatte nel piano seminterrato dell'ergife, dove c'è anche la possibilità di fare un break, di fare la pausa dei lavori e di prendere un caffè o quello che è. Però accadde una volta che alcune suore, invece di prendere il caffè di sotto, nella parte dove c'era l'assemblea dell'UISC, andarono a prendere il caffè al piano di sopra, cioè dove c'è la hall dell'ergife, no? E quelle stavano a prendersi semplicemente un caffè. E accadde che quel giorno, purtroppo per loro, c'erano dei giornalisti irlandesi a prendere il caffè anche loro, che stavano lì in albergo, no? E mi raccontò questa segretaria dell'UISC, 3, 4, 5, 6 segretarie generali fa, mi raccontò che videro comparire un articolo sul giornale qualche giorno dopo, che dove c'era una fotografia di queste suore che stavano al bar, e il titolo era La dolce vita delle suore, no? Ecco perché. E io le dissi, dico, ma scusami, no? Dissi alla segretaria dell'UISC, ma scusa, suor, non lo so, inventiamo un nome, no? Suor Maria Maddalena, per esempio, no? E dico, ma voi che vi siete trovati questo articolo e vi siete arrabbiate perché vi fanno fare una brutta figura, no? Sembra che queste suore stanno lì a fare, a mangiare, a bere al bar invece di lavorare, no? Dico, ma voi, dico, avete risposto al giornale? Avete scritto una lettera al giornale? E no, mi fa, e tanto non serve a niente. Come? Poi noi come possiamo fare? Ecco, questa è la vicenda, molto semplice. Di fronte ad un'informazione falsa, o comunque che è stata travisata, no? Che cosa si fa? Esattamente, niente. Questo mi sembra proprio... Ovvero, c'è un giornalista che gira per Roma, no? Anzi, sì, c'è un giornalista inglese che gira per Roma che ha fatto un brutto scherzo proprio ad una di queste suore del comitato direttivo dell'UISC, no? Perché, questo alcuni anni fa, l'ha incontrata per strada, si conoscono, si sono messe a parlare come io posso fare, no? Io incontro Patrizia per strada e ci mettiamo a parlare del più e del meno, no? Io qui davanti a me, Suor Marta Navarros, ecco, mi incontro per strada Suor Marta Navarros, oppure Suor Palma, e mi metto a parlare, no? Poi, siccome io sono un giornalista, questa conversazione che io faccio, no, diventa un articolo di giornale, e quindi dico, Suor Marta parla male della sua superiore generale, parla male del Papa, parla male della Chiesa, no? Io riferisco, senza aver avvisato Suor Marta, che questa conversazione fra di noi diventa un articolo, no? O senza aver avvisato Patrizia, senza aver avvisato Suor Palma, no? Che questa conversazione diventa un articolo. Ecco, questo è un caso, è una violazione dell'etica, molto forte, no? Ma qual è la reazione delle suore? La reazione delle suore è, allora è meglio non parlare con i giornalisti. Esatto. No, bisogna parlare, bisogna sì. Anzi, parlare proprio... anche con... Contestare i giornalisti. Questo è lo sforzo che veramente cerchiamo di fare anche alla UISG, perché altrimenti... Allora, scusatemi, mi sono resa conto che non mi sono presentata. So che con alcuni di voi già ci conosciamo, quindi vi chiedo scusa, sono veramente... Io sono Patrizia Morgante, sono la responsabile della comunicazione della UISG. Quindi uno dei nostri obiettivi è proprio fare anche piccoli webinar, piccoli incontri per abilitare le suore a interagire con la press, con la stampa, perché comunque la stampa esiste, come diceva Fabrizio all'inizio, non possiamo non comunicare, e anche il silenzio oggi comunica. Ora io vorrei chiedervi, che prova ad accendere i microfoni, spero di non sentire il delirio dei rumori, vi chiedo se qualcuno vuole intervenire, non solo per fare domande, ma anche per fare qualche commento. Li devo spengere, mi dispiace. Chiedete la parola in chat e io posso attivare solo il vostro microfono. Penso che sia importante restituire anche delle sensazioni, dei commenti a Fabrizio, anche perché giuro che non vi citerà poi nelle sue trasmissioni. Io vorrei dire una cosa, Sofia, adesso ti do subito la parola, grazie di aver rotto il ghiaccio, adesso aspetta che ti cerco e ti do subito la parola. Sofia? Il tuo microfono è spento, Sofia, non da me però. Eccolo, sei vi... Ci senti, Sofia?
Non ti sentiamo, mamma mia. Non abbiamo mai avuto tanti problemi come oggi in Italia. È il primo webinar che facciamo, diciamo, in italiano. Stranamente. Sofia, ci senti? Puoi parlare? Vuoi scrivere la tua domanda in chat? Eccola, la scrive. No, Ilaria, mi scuso perché devo disconnettermi prima del termine stabilito, avendo una riunione. Contributo interessantissimo che spero venga approfondito ulteriormente. Buona serata a tutti. Grazie Ilaria, ci sentiamo presto. Ilaria è la responsabile della comunicazione dei fratelli La Salle. Sofia, non ti sentiamo. Io non so se il tuo... Quindi dovrai... Io li accendo tutti, magari siamo fortunati che anche Sofia. Qualcuno vuole restituire qualcosa a Fabrizio? Posso? Sì, vai, sono Marta. Grazie Fabrizio, veramente molto interessante, mi spiega la tua intervenzione. Ascolta, io vorrei un chiarimento, Aspetta, aspetta, Suor Marta, che tolgo tutti i microfoni tranne il tuo. Vai. Stavo dicendo a Fabrizio che la ringrazio perché è stato molto schietto, molto interessante l'esposizione e chiedevo se potevi approfondire un pochino meglio la terza massima, quella della relazione, perché mi è sembrata molto interessante e sebbene è importante la quantità, la qualità e anche la modalità della comunicazione, in che senso la relazione è importante e come la possiamo noi suole nel nostro ambito attuale attraverso il nostro latino? Grazie. E aspettiamo un momento se ci sono altre domande, penso che qualcuno sta scrivendo anche in chat. Suor Sofia ci prova, penso, di scrivere in chat. Qualcun altro vuole dire qualcosa? Mi chiede la parola, possibilmente in chat che è più facile. Altrimenti questo webinar è un monologo, cosa che non è mai successa. In genere abbiamo dovuto zittire le persone, quindi... Ma ho visto che ci sono state parecchie difficoltà di connessione e disconnessione di diverse persone, forse è un problema anche di rete. Io vorrei dire, fare una domanda. Sì, puoi anche presentarti? Bene, Sono Sor Vanessa, buon vai. pomeriggio a tutti. Grazie. Sempre nelle quattro regole, diciamo, delle massime, nella qualità del dire cose che credi false, appunto nel riconoscere, forse. Ecco, se può dire qualcosa in più in questo riconoscere un'informazione falsa, quanto può essere falsa o vera. Ecco, grazie. Benissimo, ci sono altri... Bene, Fabrizio, io direi che ti lascio di nuovo la parola, aspetta che devo disattivare i microfoni e attivare il tuo e poi se ci sono altre domande le prendiamo. Intanto puoi rispondere, io mi preoccupo della chat così se scrivono lì. Vai, Fabrizio, grazie. Sì, mi senti? Mi sentite? Mi senti Sì, Patrizia? Sì, perfetto, ottimo. benissimo. Bene, io nel frattempo, mentre adesso si stava riattivando l'audio, ho visto qui c'è qualcuno di voi che stava scrivendo un messaggio a proposito della comunicazione interna, comunicazione esterna. Esatto, Suor Sofia. Bene, Questo anche è un tema molto importante, adesso ci arrivo. grazie. Allora, grazie per queste domande sulle due massime. Allora, la relazione. La relazione funziona in questo modo. Quando noi entriamo in contatto con qualcuno, dobbiamo sempre porci la domanda su a che punto siamo nel dialogo fra di noi, cioè l'altro mi segue o non mi segue. Ad esempio, Patrizia mi ha detto, prima di cominciare questo incontro, stai particolarmente attento, parla lentamente perché ci sono delle difficoltà legate al mezzo che stiamo utilizzando, cioè al fatto che non tutte le connessioni sono veloci allo stesso modo, no? Ecco, quindi questa attenzione costante a che punto sta l'interlocutore? L'interlocutore mi segue o non mi segue?
Questa è la relazione. Quindi un contributo che è, io devo dare un contributo adatto anche al punto in cui si trova il mio interlocutore, ovvero non posso fare una lezione di teologia a un bambino di 9 anni, a un bambino di 9 anni posso parlare della fede, devo parlare della fede in una maniera adeguata alla sua età. Quindi la relazione vuol dire questo, che dobbiamo crescere insieme in pratica, noi nella comunicazione dobbiamo crescere insieme, no? Questo è. Poi il discorso, l'altra domanda sul contributo autentico, non falso né menzognero. Qui è abbastanza importante, ma questo è anche un allenamento. Io quando man mano che sento un servizio in televisione, man mano che leggo sempre di più i giornali, e se metto a confronto i mezzi di comunicazione fra di loro, allora mi abituo a riconoscere quello che è falso, quello che è vero, quello che è probabile. È questo tipo di confronto. E mettendo a confronto quello che viene scritto su uno stesso fatto, lì c'è un allenamento che noi mettiamo in atto, no? E anche questo è un aspetto che noi dobbiamo capire. È un allenamento costante, quindi, perché non si nasce avendo già imparato tutto, no? Si impara strada facendo. E soprattutto è molto, la comunicazione funziona. Prendiamo le congregazioni. Se una congregazione ha una efficace comunicazione interna, cioè se le suore, se chi fa parte di una congregazione è capace di dialogare, discutere, anche arrabbiarsi, anche litigare, però se c'è dialogo, se c'è dialettica, se c'è dialogo all'interno, allora anche la comunicazione esterna funziona. Se non c'è dialogo all'interno, non può funzionare la comunicazione esterna. Se la superiora generale e il consiglio si riuniscono per conto loro e non dicono alle altre suore cosa hanno deciso, se quindi questa comunicazione interna non c'è, come potrà mai quella congregazione raccontare al resto del mondo che cosa sta facendo? Non può essere, no? Io avevo un parroco, no? Quando io ero giovane e ragazzo e andavo da discout, avevo un parroco, no? C'era un parroco qui a Roma e faceva delle grandi omelie. Le sue prediche della domenica erano fantastiche, erano appassionate, era un grande rivoluzionario lui, un rivoluzionario positivo, però era appassionante, trascinava le folle, cioè era proprio, se lo sentivi che era piacevolissimo starlo ad ascoltare. Ecco, era grandioso come predicatore, ma come parroco faceva soltanto tutto lui, le decisioni le prendeva solo lui. Non c'era nessun tipo di condivisione con il resto dei sacerdoti e meno che meno la condivisione con i laici o con le associazioni, i movimenti che facevano parte della parrocchia. Però lui era un oratore pazzesco, era bravissimo, la sua comunicazione esterna era eccezionale, quella interna semplicemente non c'era, ognuno andava per la sua strada. Non può essere. E poi non, perché se succede questo tra di noi, poi noi non possiamo criticare i mezzi di comunicazione, non possiamo andare a dire il mondo, i giornali, la televisione non ci capisce, non si disinteressano di quello che facciamo noi. Intanto dobbiamo essere coerenti e credibili come comunicatori al nostro interno, e in secondo luogo, quando siamo coerenti e credibili al nostro interno, se il resto del mondo non si accorge di noi, primo, chi se ne importa? E secondo, chi se ne importa perché noi dobbiamo creare i nostri strumenti per comunicare all'esterno. Ce li dobbiamo scegliere, dobbiamo trovarli, sceglierli. No? Noi stessi abbiamo il compito di essere efficaci. E si torna all'inizio. Fiducia e speranza, dice il Papa, non avere paura, diceva Giovanni Paolo II. Patrizia, non ti sento. Avevo tolto il mio audio. Adesso sì.
C'è una domanda di Claudia del Sud Sudan che dice: scusatemi, ho perso l'audio della parte iniziale. Ok, vorrei ulteriori approfondimenti sulla qualità della comunicazione in un periodo come questo in cui chiunque potrebbe essere colpito da migliaia di informazioni. Quindi come gestire il surplus di informazioni? Come gestire il surplus di informazioni è una grandissima domanda. È una grandissima domanda. Io credo che noi dobbiamo cercare di capire quali sono le tematiche che ci interessano. Dobbiamo restringere il campo delle tematiche che ci interessano. Noi abbiamo, tutti quanti noi, abbiamo più informazione di quella che ci serve. Siamo bombardati dalle notizie. Dobbiamo imparare a distinguere, a delimitare il campo. Quale cosa ci interessa? Questo è. E cominciare a lavorare su questo. Quindi bisogna interrogare, e poi dobbiamo sempre interrogarci. L'altra domanda che ci dobbiamo fare è: ma le informazioni che riceviamo, perché le riceviamo? A chi interessa che noi riceviamo queste informazioni? Quali interessi economici e commerciali ci sono dietro le informazioni che riceviamo? Il Papa dice sempre, no? Papa Francesco denuncia sempre le guerre e gli interessi economici che ci sono dietro le guerre, cioè gli armamenti, le industrie che producono, che fabbricano armi. Allora, se il Papa dice così, e se noi continuamente leggiamo notizie di conflitti che esistono o che stanno per scoppiare, ci può venire in mente la domanda che forse quello che leggiamo nei giornali, quello che la televisione ci dice a proposito della paura di un conflitto nucleare, eccetera, non sia altro che una maniera per abituarci all'idea che ci sarà un conflitto, a non scandalizzarci perché ci saranno le industrie che producono armamenti che faranno sempre più profitti. Dobbiamo cominciare a fare queste domande, a farcele tra di noi, no? Questi mezzi di comunicazione che ci presentano un mondo sempre in guerra, ma non sarà che ci stanno abituando all'idea che dietro ci sono queste lobby dei fabbricanti, dei commercianti, che loro fanno un sacco di soldi e vogliono un'opinione pubblica che in fondo sia dalla loro parte, perché si dice la guerra è inevitabile, è un male necessario. Ma non c'è nessun male necessario, e ci sono invece degli interessi economici, degli interessi commerciali. E questa è la domanda, questa è la grande domanda. E quando poi ci sono i giornalisti, ai giornalisti bisogna pure cominciare a fare delle domande, cioè è a dire: ma scusa caro giornalista, ma la tua etica dove sta? Cioè tu hai scritto questa cosa che tu hai scritto, l'hai vista? C'eri proprio te, l'hai vista? Perché la racconti in questo modo, no? Perché? Questo bisogna cominciare a fare delle domande interpellando la coscienza delle persone, no? Il mondo cattolico, adesso vi dico una cosa del mondo cattolico, che poi spero che Patrizia la tolga dal... Non la posso levare, Non la, allora non la racconto. No, dai tu! Allora non la racconto. Ma i giornalisti del mondo cattolico, siccome sono pagati di meno degli altri giornalisti, non vedono l'ora di lasciare il giornale del mondo cattolico e andare a lavorare, che so, al New York Times, al Corriere della Sera, alla Rai, a Mediaset, no? Questo è uno scandalo anche questo, no? Noi dobbiamo prendere le persone, formarle e pagarle quanto è necessario, valorizzare le persone, valorizzare le risorse. Questo è uno dei grandi problemi del mondo cattolico. Noi abbiamo le informazioni, abbiamo le capacità, abbiamo i contenuti, dobbiamo essere in grado di valorizzare tutto questo, no? E bisogna anche pagare le persone, fare degli investimenti, non andare ogni congregazione per conto suo. Quello è l'altro grande messaggio, secondo me, oramai in questo nostro mondo, perché noi parliamo di globalizzazione, di globalità, poi ogni congregazione è un suo mondo a sé stante, no? Bisogna unirsi sul tema della comunicazione, sul tema dei media, sul tema di far sapere, sul tema di formare una nostra opinione pubblica, no? Allora le congregazioni si devono, unire tra di loro,
e unirsi e fare dei progetti comuni nel campo della formazione, nel campo della comunicazione. Questo... Fabrizio, scusami, c'è un'altra domanda di Diana dalla Colombia che dice: nel nostro lavoro comunicativo come possiamo passare da un'attitudine di potere a un'attitudine di servizio? E come come si dice in italiano? Maturare. Nella formazione di un'opinione critica? È molto bella questa domanda, ma io ho le risposte anche per queste domande. Nel libro ci sono le risposte, anche, e cioè prima di tutto dobbiamo stabilire un vero dialogo con chi sta dall'altra parte. Ci deve essere interattività, deve essere realizzata l'interattività. Ma quanti siti esistono di aziende? Avete mai fatto caso che ci sono delle aziende che hanno dei siti dove non esiste la possibilità di mandare una mail e di mettersi in contatto? Non esiste, perché loro l'interattività non la vogliono. Vogliono soltanto che tu vai lì sopra e basta. Ti devono vendere il prodotto, è una vetrina per loro. Non c'è dialogo. Noi dobbiamo stabilire un vero dialogo. Un vero dialogo. Se una congregazione fa un sito internet, deve investire tempo e risorse perché dietro quel sito, dietro lo schermo, ci siano persone che rispondono agli altri. Questo è importantissimo, ci vuole interattività, è fondamentale e bisogna fare un patto, bisogna stabilire un patto con chi mi ascolta, con chi mi legge, con chi mi guarda. Io devo fare un vero patto, lo devo rispettare e devo stabilire un dialogo efficace, che se qualcuno mi fa una domanda, non è che io gli rispondo dopo 20 giorni o non gli rispondo per niente. È un impegno importante, quello vale molto, vale moltissimo, è importantissimo. No, questo è... Scusami Fabrizio, volevo aggiungere due elementi alla provocazione di Diana, che in realtà... La rete di per sé smonta un po' il discorso del potere, perché la rete, per come è costituita di nodi e di interazioni, nel momento in cui tu non nutri in un'ottica, in un approccio di servizio, questa relazione, le persone oggi perdono interesse ai tuoi contenuti. Ora forse non abbiamo bene capito la domanda, però mi risuona questo che voglio restituirti. L'altra cosa rispetto alla criticità, scusami Fabrizio, ti lascio subito la parola, rispetto a apprendere, a formarci, ad avere occhi critici, questo penso, io mi permetto con molta umiltà, ma nella vita religiosa talvolta questo è un po' difficile, perché abbiamo tradotto l'obbedienza come una cosa asettica, no? No, invece dobbiamo apprendere a domandarci, a farci delle domande, la pedagogia delle domande, credo che sia una delle cose, ma sempre con molta umiltà e non polemica, ma con molta... attenzione, quindi quando vediamo anche il telegiornale provochiamo delle domande tra le consorelle, poi magari ognuno, per carità, rimane della propria opinione, non lo so, però senza essere invadenti, però facciamoci delle domande, perché o leggete questo libro, scusate, perché qui, scusami Fabrizio, non è per fare pubblicità, ma è proprio chiarissimo, spiega, perché lui sta dentro questa realtà, come si struttura un telegiornale. Cioè lì sono strutturati al secondo. Scusami Fabrizio, ti volevo dare anche un'altra domanda che ci danno in chat, sempre di Claudia, che capisco che noi ci muoviamo su questo mondo della comunicazione, no? In qualche modo dice: come la nostra comunicazione esterna si può distinguere per le informazioni che diamo? Perché noi siamo dentro come un caos globale di notizie, no? Quindi come... Quando io pubblico le notizie della mia congregazione piuttosto del Sud Sudan, io buco la rete. Ma intanto, quello che funziona oggi è organizzare la comunicazione per gli altri. Siccome siamo tutti bombardati da tante notizie, allora è molto utile avere qualcuno che organizza per temi, per esempio, no? Organizza i contenuti per grandi tematiche. E dà la possibilità di fare delle letture critiche. Allora, perché
invece di stare a dire ah, non si parla del Sudan, ah, si parla pochissimo del Sud Sudan, no? Invece di stare a lamentarsi di questo, che è vero, peraltro, no? Però non ci possiamo fare, però a che cosa serve che ce lo diciamo fra di noi, no? Assolutamente a nulla. Allora, diamo invece, mettiamo in rete delle informazioni ben fatte, organizzate, che sappiano dare con una lettura critica di quello che accade, ed esporre immediatamente il punto di vista dell'interlocutore. Il problema dei mezzi di comunicazione di oggi, che hanno dietro le aziende che vogliono vendere e formare la nostra mentalità, è che loro dicono che, anzi loro non lo dicono, non dicono qual è la loro finalità, che la loro finalità è di vendere. Invece io, che appartengo al mondo cattolico e quindi dietro ho un'impostazione in base alla quale le persone devono crescere, ve lo dico subito, le persone devono crescere. La mia informazione è una comunicazione che serve per far crescere la coscienza civile e la partecipazione delle persone. Questa è la grande differenza. Andate a guardare il film L'Uomo dell'Anno, che è un film strepitoso, che è la storia, questo film è statunitense con Robbie Williams. Ed è la storia di questo, di una frode, di una truffa elettorale, no? Per cui c'è un sistema truccato di meccanismo di elezione con Robin Williams, sì, non Robby, scusa, Robin Williams, esatto. C'è un meccanismo truccato, no? Di elettronico truccato di conteggio dei voti per l'elezione del Presidente degli Stati Uniti, e alla fine diventa eletto Presidente degli Stati Uniti questo Robin Williams, che in realtà lui fa il comico, no? Lui è un comico. No, ecco. Allora c'è un momento, però lui non lo sa, quindi quando lui diventa consapevole che la sua elezione è stata manipolata, lui si dimette subito, no? Ma c'è un passaggio in cui lui fa il dibattito con gli altri due candidati alla presidenza, quello repubblicano e quello democratico. È un passaggio che ti fa morire dal ridere, no? Perché lui dice, ma voi no? Ma voi due no? Perché lui è comico, è indipendente, quindi può dire quello che vuole, no? E ai due candidati dice, ma voi no? Ma perché vi presentate qui davanti al pubblico per far giudicare le vostre idee per questo dibattito presidenziale? Dice, perché vi presentate vestiti in giacca e cravatta? No? Dovreste presentarvi come piloti della Formula 1, no? Con gli sponsor, con le etichette degli sponsor. No, perché dietro di voi uno c'è la lobby dei trafficanti di armi, quell'altro c'è la lobby dei petrolieri che lo finanziano, no? Dice, dovreste presentarvi appunto con le targhette, no? Con le etichette. Allora, che cosa vuol dire? Gli obiettivi della nostra comunicazione, cioè far crescere la coscienza e la partecipazione delle persone. Questa è già una grande differenza. Questo è etico, prima di tutto. E poi significa però far crescere l'opinione pubblica nella Chiesa, che anche nella Chiesa ci sia un'opinione pubblica, cioè delle persone che informate e capaci di ragionare con la loro testa. Così si comincia a fare una vera comunicazione. Grazie Fabrizio, penso che di stimoli ce ne hai dati veramente tanti e mi sembra, non voglio togliere la parola a nessuno, se qualcuno vuole intervenire la chat è aperta, grazie per chi ha fatto le domande, mi sembra veramente la pena che dovremmo organizzare una cosa con te che ci aiuti a scrivere un bel pezzo, cioè come si scrive un pezzo perché, non per attirare l'attenzione, ma un pezzo ben fatto, no? Tu sei un giornalista, ora ti occupi di radio, ma insomma voglio dire tu scrivi, i tuoi libri sono facilissimi da leggere pur avendo contenuti anche abbastanza intensi. Tra l'altro, prima tu parlavi di parrocchia, mi sembra che uno dei tuoi libri è una parrocchia felice, non lo so, qualcosa di questo genere? Sette regole per una parrocchia felice. Ecco, molto centrato sul tema della partecipazione, della condivisione del potere e del servizio. Quindi, Fabrizio, io ti ringrazio tantissimo e mi permetto di non chiudere, ma insomma di chiudere questo cerchio di oggi. Mi riprendo un attimo lo schermo. Mi piace citarti e quindi, come vedi, lo faccio. Ecco, sempre da questo libro che io ho letto proprio per preparare questo webinar con lui, e questa citazione anche mi sembra veramente molto puntuale.
La realtà del mondo che ci viene presentata è sempre, per quanto vasta, niente altro che una rappresentazione, dietro la quale si cela la visione economica e ideologica del gruppo dirigente. Tra quanto accade e il media che ne parla, passa la stessa differenza che intercorre tra una mappa e il territorio reale che in essa viene rappresentato. A me questa cosa sembra una molto puntuale. Questo non vuol dire che noi dobbiamo avere paura dei media, vuol dire che noi dobbiamo abitare i media, dobbiamo costruire, almeno la WISG è quello che sta cercando di fare, costruire una relazione di fiducia con la stampa. Anche con Fabrizio la nostra amicizia è cominciata così. Tu hai io avevo letto i tuoi libri, lui ha scritto un'email alla WISG dicendo che era disponibile a collaborare, ci siamo incontrati. Ecco, con i giornalisti dobbiamo costruire una relazione, non dico di amicizia, ma di fiducia reciproca, perché allora poi quelle cose di cui ci ha raccontato Fabrizio non accadono. Scusate, io mi permetto di vedere un attimo la chat, perché vedo che ci sono persone che, ecco, Rosalia ci scrive: buonasera, ringrazio per l'iniziativa che finalmente risponde ad un grande mio interesse e desiderio, mi sono laureata nel 2010 proprio presentando l'infoetica come salvezza della deontologia giornalistica, finalmente se ne parla insieme. Grazie Rosalia. Sor Fernanda, penso che ho l'audio, quindi vuoi parlare? Non lo so, poi magari mi spiega meglio. Allora, io vorrei chiudere il nostro incontro, perché siamo nell'orario, lasciandovi un po' con una provocazione, e la provocazione è questa. Penso che tutte, anche chi non è dell'Italia, ha sentito parlare di questo scandalo che si sta verificando, scandalo, questa notizia che poi non so neanche come definirla. Ora ho preso un giornale a caso, no? Sembra appunto che ci siano delle ONG, cioè delle organizzazioni non governative, che aiutano i clandestini attraverso gli scafisti, o che hanno delle relazioni poco chiare con gli scafisti o i trafficanti di esseri umani che passano per la Sicilia. Ora, mi domando, se fosse stata una congregazione religiosa a essere accusata, che cosa avreste fatto? Che cosa fareste? O se fossero le suore aiutano i clandestini ad arrivare, le suore trafficano esseri umani, come gestiremmo da un punto di vista comunicativo una notizia così? Questo è un tema forte, perché può accadere, io ho diversi casi studio che vi potrei sottoporre per riflettere su questo. Allora, io apro un attimino, un secondo i microfoni e chiedo a voi che cosa fareste, cioè qual è la prima cosa che nella vostra congregazione fareste per gestire una cosa del genere. Immaginate, non so, le suore, vediamo qui se c'è una congregazione, le suore comboniane aiutano gli scafisti per trasportare e trafficare. Che cosa fareste? Potete scrivere in i telefoni. Potete scrivere in chat, ma vi chiedo di intervenire, tanto stiamo per chiudere. È difficile, eh? Provate a dire qualcosa, che cosa fareste? Io cercherei invece di comunicazione, cercherei di parlare, se vedo, non ne vedo, dare la faccia, come si dice, no? Dare la faccia e cercare di dialogare e dire la verità. Qualcosa di un pochino più concreto, cosa fareste proprio tecnicamente? Leggi questa notizia, che cosa fare? Esattamente, se fosse io, la parte che non è vera, allora cercherei di comunicarmi con i mezzi di comunicazione, mettermi in comunicazione con loro per dargli la mia versione. Quindi che cosa faresti? Alzi il telefono e telefoni, cosa fai? Sì, io alzo il telefono, metto internet, mi metto in internet e mi metto a chattare e a dire questo non è vero. Qualche altra idea? Grazie Marta. Qualche altra idea?
cosa fareste se questo capitasse nella vostra congregazione? Da un punto di vista comunicativo e legale, ci dice Suor Sofia, secondo me la comunicazione va anche pensata nel marco della legge. Certo, si dovrebbe intervenire dando spiegazioni. Sì, Carolina, partirei prima con il giornalista autore del pezzo per sondare da quali fonti ha costruito la news. Molto bene, Francesco, si dice una conferenza stampa per smentire le accuse. Oh, qualcosa di concreto, Francesco ci dice. Prima di tutto cercherei da dove viene tale notizia, Suor Fernanda, della legislazione della comunicazione, sì, d'accordo. Claudia ci dice si dovrebbe richiedere immediatamente un confronto con la testata giornalistica, un confronto in diretta. Suor Daniela dice buonasera, racconterei le storie delle persone salvate. Brava! E come le congregazioni da perfetto, ci sono due proposte molto puntuali, domanderei da dove viene questa informazione al giornalista. Allora, tutto quello che avete detto è tutto giusto. Ma ci sono due livelli, io adesso vi muto di nuovo, c'è un livello romantico in cui noi diciamo queste cose non sono vere, ne parliamo con la nostra comunità, no, c'è un livello comunicativo che quelle notizie, che se sono vere o no, io devo rispondere, perché se sono in silenzio io ammetto che quelle sono notizie vere. Le notizie, la memoria delle notizie durano 2 giorni, tra 3 giorni non ci ricorderemo più di questa cosa, ma se io in quei 3 giorni come congregazione non ho fatto nulla, quella cosa rischia di rimanermi addosso. Allora, una cosa, io vi dico cosa hanno fatto le ONG, hanno fatto proprio quello che voi avete proposto. Sì, Suor Fernando, un'azione legale, ma un'azione legale è lunghissima. Prima che tu la fai, non manco ti ricordi, magari ecco, la persona che è non ci sarà più... Dobbiamo lavorare a più livelli. L'azione legale, se è proprio una cosa grave, la puoi fare, ma la fai nel tempo. Prima, da un punto di vista comunicativo, devi intervenire immediatamente. Quindi, se non volete fare una conferenza stampa, fate quello che in inglese si chiama uno statement, un comunicato, una dichiarazione. La congregazione, no? Una dichiarazione in cui raccontate, come ha detto... Francesco, mi pare, bravissima Suor Daniela, l'azione legale non la seguono le masse, ma le notizie sì, ha ragione, quella lì rimane nella mente delle persone, quindi fate una dichiarazione in cui raccontate quello che fate realmente per i migranti, questo va fatto, e raccontare delle storie. Le ONG hanno fatto questo, hanno cominciato facendo una conferenza stampa, ovviamente, alcuni l'hanno fatto singolarmente, alcuni l'hanno fatto unendosi insieme, e poi hanno fatto ovviamente dei comunicati, degli statement, ma hanno cominciato a raccontare sui media e alla stampa storytelling, cioè storie di successo di quello che loro hanno fatto. Quindi io non vengo contro, perché sono comunque una guerra impari, ma io ti racconto la mia versione. Poi ci potranno anche essere delle ONG così, ma la mia congregazione questo fa questo. Poi certo, l'azione legale continuerà, perché ora voi immaginate che questo ci sarà tutto un percorso, no? Che sia vero o no, non mi interessa in questo momento. Quello che mi interessa è come gestisco da un punto di vista comunicativo questo per una congregazione. Perché questo accade anche a noi. E questo purtroppo noi dobbiamo imparare a gestire la comunità. Un'altra cosa che la congregazione può fare è individuare 2 o 3 persone, soprattutto in Italia, dove è un paese internazionale per via anche dei mezzi vaticani, dei mezzi di comunicazione internazionale, individuare 2 suore che sono formate per parlare con la stampa. Perché non tutte possiamo parlare con la stampa. Quindi, Suor Marta, quando tu hai detto io alzo il telefono e parlo col giornalista, io ti dico a che nome lo fai? Lo fai a nome di Suor Marta, lo fai a nome della tua congregazione, perché se lo fai a nome della tua congregazione tu devi fare un processo di discernimento veloce, non di 3 giorni, di 1 ora con il Consiglio Generale e dire come gestiamo questa cosa. E dovete deciderlo insieme, perché tu diventi la portavoce, quindi se tu fai un'iniziativa di tipo personale è pericolosissimo. Soprattutto se magari tu hai un'esperienza e sei bravissima, però chiamassero a me probabilmente io... direi 2 cose che rischierebbero di fare ancora più danno alla mia congregazione. Non so se mi sono spiegata, ora questo veramente è soltanto
un flash, perché noi dobbiamo imparare come congregazioni religiose ad avere un rapporto con la stampa, perché non sono mostri, ma dobbiamo essere assertive nelle nostre affermazioni. Vi lascio con una... Io è attivo, mi sentite? Mi sentite? Mi sentite? Non mi sentite più. Mi accorgo. E non mi sentite più, non lo so perché, non so che cosa ho fatto, io non ho fatto nulla. Non mi sentite? No? Mi sentite? Non so che cosa ho fatto. Mi sentite? Mi sentite? Sì, adesso sì. Sono molto... Benissimo, scusatemi, evidentemente anche io qui ho delle difficoltà. Allora, ci sono stati dei commenti molto importanti, vi ringrazio. E l'ultima cosa, so che siamo un pochino fuori, probabilmente... No, siamo perfettamente in orario. Penso che Suor Fernanda ti ringrazia, Fabrizio, quindi leggiti anche tu la chat per il tuo contributo. E anch'io ti ringrazio veramente, ma non ti lasceremo andare perché già ho un altro paio di idee che dobbiamo portare avanti, magari anche un seminario fatto qui alla WISG fisicamente, perché abbiamo bisogno di avere un apprendimento di media education, come si dice. Quindi siete spariti tutti, mi avete lasciato da sola qui l'unica video. No, no, io ci sto, grazie, grazie Patrizia, grazie a tutte. Allora, prima di lasciarvi vorrei chiedervi di, se avete solo un minuto perché vi lascio, di fare una breve valutazione online. Vi mando il link sul, sulla chat, basta che cliccate, altrimenti poi ve lo mando comunque per email. Scusate, eh. Vedete se... Ah, ve l'ho messo due volte, scusate. Vi ho mandato il link per chat. Credo che oggi la connessione sia proprio pessima. Se potete prendervi semplicemente un minuto, cliccate e si apre un form che potete compilare online in questo momento oppure successivamente. Vi lascio qualche secondo per chi lo vuole fare. Bene, chi non ha finito può finirla, poi si invia e tanto è tutto automatico e arriva automaticamente.